amici gin lover, siamo arrivati questa mattina presto a Meda alla distilleria Eugin, perché oggi facciamo un gin per degli amici di Venezia, l'Explano, un gin alle alghe della laguna. Quindi seguiteci, faremo anche due chiacchiere con Eugenio e andremo a vedere il suo nuovo alambicco tedesco fantastico che lavora in correnti di vapore, uno dei più belli che ci sono in Europa, ma lui si tratta molto molto bene. E niente, entriamo. Ciao gin lovers, andiamo a caricare le nostre alghe, le nostre salicornie all'interno di Robert, che è già bello caldo, pronto per distillare. Ci troviamo nel regno della distillazione di Eugin. Questi sono i due alambicchi che utilizzano qui per produrre gin, sono alambicchi tedeschi e sono stati creati appositamente per fare questo distillato. Quindi sono, come abbiamo visto, degli alambicchi compatti, il loro nome è Aroma Compact, e hanno il carico delle erbe aromatiche dall'alto, quindi vengono caricati sull'elmo. A metà, diciamo, del collo dell'alambicco abbiamo un piccolo piatto di rettifica che serve per scaricare un po' il calore del vapore e per disaccoppiarlo dalla caldaia. Gli alambicchi sono quanto di meglio c'è in produzione oggi per distillare gin. In questo caso stiamo distillando gin in correnti vapore e nel caso specifico stiamo facendo un gin alle alghe, alle salicornie, per un nostro cliente di Venezia, quindi con le alghe di Venezia. E le alghe sono state messe in corrente di vapore. Quindi stiamo facendo un London Dry Gin per la Laguna di Venezia. Vi spiego un po' l'alambicco. Questo alambicco, come il nostro, è un alambicco che funziona in bagnomaria. Quindi qui abbiamo la nostra camera, dove all'interno c'è l'acqua che viene riscaldata. Il riscaldamento dell'acqua poi passerà attraverso quello che è il rame, che è annegato all'interno della caldaia, per scaldare l'alcol che c'è all'interno. Naturalmente questo è un tipo di riscaldamento molto molto delicato, che permette di non andare a bruciare se ci sono botaniche messe dentro la caldaia stessa. Quindi in questo caso stiamo utilizzando un metodo di distillazione parte in corrente di vapore e parte per le botaniche che necessitano di più calore per dare la loro aroma all'interno della caldaia. L'alambicco è stupendo, come vi dicevo, prodotto dall'azienda Müller, azienda tedesca, che è leader, diciamo, nella produzione di alambicchi elettrici, soprattutto di questi piccoli, perché è un piccolo alambicco, è un alambicco che ha 100 litri circa, va dai 100 ai 150 di caldaia, fatto appositamente per questo tipo di lavorazione. Vi ho fatto una serie di video dove potete vedere le varie parti, quindi anche il quadro strumenti, dove abbiamo tutti i comandi per diciamo accedere alle varie componenti dell'alambicco, quindi per accendere quelle che sono le resistenze, la luce, l'agitatore e per controllare quelle che sono tutte le temperature, il passaggio dell'acqua nella colonna di raffreddamento. Qui sta uscendo il nostro gin, è una sorpresa, quindi la persona che ce l'ha commissionato è una, diciamo, è molto curioso di provarlo. È una sorpresa anche per noi, perché abbiamo utilizzato quindi delle botaniche che vengono coltivate sulle colline della Val Trebbia, con invece un'alga che è la salicornia, che è tipica della Laguna di Venezia. La cosa particolare è che distillandolo in correnti di vapore riesce a passare una parte di sapido delle alghe all'interno del gin. Quindi avremo
fosse uno dei pochi London Dry Gin sapidi dove non è stato aggiunto niente, quindi non è stato aggiunto del sale, ma il sale è stato estratto quindi in correnti di vapore lavorando le alghe all'interno dell'alambicco. Quindi un gin sapido fatto tutto in un unico passaggio all'interno di questo fantastico alambicco tedesco della Bruna. Questo è il primo che è Robert e lì abbiamo il nuovo alambicco che ha acquistato Eugenio. È arrivato quest'estate, che deve essere messo ancora in funzione perché sta aspettando che la dogana gli rilasci questa targhetta che va messa sull'alambicco quando viene denunciato. Quindi purtroppo c'è stato un po' di ritardo, ma oggi forse riesce ad averla e presto entrerà in produzione anche la sorella maggiore di Robert. La sorella è un 150 litri. Guardate la bellezza di questi due prodotti, sono prodotti artigianalmente ma con il massimo delle tecnologie di un'azienda dove è specializzata in alambicchi elettrici per la produzione di gin e non solo, ma comunque su questi ha fatto un grosso business perché è stata una delle prime a importare in Italia questo tipo di tecnologia, quindi non un riscaldamento diretto a gas ma un riscaldamento in bagnomaria elettrico. Quindi godetevi, vi ho fatto comunque un filmato dove abbiamo inserito alcune parti della lavorazione di questo gin, la preparazione delle basse più verde aromatiche, fino ad arrivare alle prime gocce di distillato che stanno adesso uscendo qui nel nostro contenitore. Quindi Gin Lovers qui dalla distilleria Eugene di Meda in Brianza con il nostro gin che nasce sulle colline della Val Trebbia e arriva fino alla Laguna di Venezia. Salutiamo ancora gli amici di Xplano e presto lo proverete. Ciao! Molto interessante, sapido, con questa unione di gusto fra erbe aromatiche e alga. Devo dire, un esperimento ben riuscito e molto buono. Sono curioso di provarlo in un gin tonic. Ciao gin lover, Ficino.